Amici telespettatori, benvenuti alla sesta puntata del 18° anno di Domenica Gol. Ma voi vi chiederete come fa una trasmissione a chiamarsi Domenica Gol se oggi è lunedì? E lo sapete, vi abbiamo avvisato ampiamente su tutti i nostri canali che per fatti particolari abbiamo posticipato la trasmissione appunto a lunedì 18 novembre. Ma domenica prossima torneremo ai consueti orari e situazioni logistiche. Voi sapete che per contattarci potete telefonare al 340-2637-532, aspettiamo tanti WhatsApp, 09 67 52 675. Poi c'è la possibilità di andare su www.soverato1tv.net, su Domenica Gol, S1 TV, Facebook, Instagram, anche alla radio ci stanno ascoltando sui 97,3 MHz di Radio Amiche in Blu. Detto questo, anche di lunedì, sempre e comunque, abbiamo Fausto Varano. Buonasera Fausto. Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Beh, c'era l'allerta meteo ieri, per questo abbiamo rinviato. Di lunedì sei ancora più bello, Fausto, ma Grazie. soprattutto è bello il volley Soverato che vince. E stasera noi abbiamo l'onore di ospitare nei nostri studi, nello studio 65 di Soverato Rubra TV, Diego Boschini, vice coach della volley Soverato. Buonasera a tutti, buonasera. Ma oltre a Diego Boschini abbiamo una presenza importante internazionale. Io l'ho vista in televisione quando gioca nella nazionale bulgara. Buonasera Silvana Ciausceva. O Ciausceva? Uguale. Ci siamo già consultati con. Buonasera. Buonasera, grazie della presenza. Ci siamo consultati con Diego Boschini perché è fondamentale anche parlare in inglese e abbiamo scoperto di averne una conoscenza eccezionale entrambi. All right, Diego? All right. Sì, all right. Perfetto. E Vedi che allora vado io che non parlo per niente stasera, allora. partirei subito con risultati e classifica per quella che è stata la penultima giornata del turno di andata della regular season della volley Serie A2 femminile. Club Italia Crai Montale 3-0, Marignano Martignacco 3-0, Volley Soverato Talmassons 3-2, Cutrofiano Olbia 0-3, Pinerolo Sassuolo 3-0. E di conseguenza la classifica che vede il Marignano prendere il volo a 23 punti, Pinerolo 19, Soverato terzo con 14 punti, Club Italia Crai 12, a 11 punti troviamo Martignacco, Sassuolo e Olbia a 9, Montale e Talmassons a 8, Cutrofiano a 7. Diego Boschin, la prima parola va al vice coach. Ieri è stata una partita difficilissima dove si è sofferto e alla fine, ancora una volta, il carattere del volley Soverato, qui vediamo alcune immagini, ha avuto il sopravvento. Assolutamente, sono pienamente d'accordo con quello che hai appena detto. È stata una partita veramente difficile sotto tanti punti di vista, nel senso che siamo partiti molto bene vincendo i primi due set e questo chiaramente ci ha messo in una situazione veramente comoda. Poi purtroppo Silvana per vie precauzionali ha dovuto lasciare il campo per un piccolo problemino al ginocchio che comunque stiamo già risolvendo e siamo già in una fase già piuttosto avanzata. E c'ha chiaramente un po', come posso dire, un po' scombussolato, ma non tanto scombussolato perché sono cose che possono capitare. Il problema è che veniamo comunque da un periodo già difficile di per sé perché Marchioni. Giorgia Quarchioni, la nostra altra banda, stava appena rientrando adesso da un infortunio e ci è capitato questo altro piccolo guaio a Silvana durante la partita. Quindi è un susseguirsi, no? Diciamo, però qua devo fare due ringraziamenti particolari. Uno è sicuramente a Giorgia perché ha fatto comunque un rientro in Ha campo. fatto anche 9 E ha punti. fatto comunque un'ottima prestazione, nonostante non fosse ancora al 100%. Gli altri due ringraziamenti li faccio uno a tutte le ragazze, perché hanno stretto veramente i denti, e anche nonostante la difficoltà, il fatto che comunque Talmasson abbia preso fiducia vincendo poi il terzo e il quarto set, siamo riusciti comunque a strappare poi il tiebreak. E questo veramente brave, e l'altro devo fare veramente i complimenti e qua a tutto lo staff che ci sta seguendo, a partire da Davide Andreotti, il nostro fisioterapista, che ha fatto un lavoro non eccezionale di più, perché se Giorgia ieri è riuscita ad entrare in campo, anche se non era al 100% delle condizioni, è tutto
quasi tutto merito di Davide e di tutto lo staff che ha seguito passo a passo l'infortunio e che è riuscito in tempi record ad ottenere questo risultato. Quindi su questo ci abbiamo puntato già dall'anno scorso con Bruno, e fa la differenza. E questo è importante, lo staff coeso. Silvana, I saw you when you played with the national of Bulgaria, and now you are in Soverato. What's the difference The difference from between between national team national and team Soverato? and championship in Soverato. If I need to be honest, it's a little bit big different. I mean, it's a different level of volleyball. With national team, it's I think little bit, maybe one or two level up than here. But I can say that this league, it's really good. And I was also in A1, and for Radu, I also think that it's very good. And Because you played also in Busto Arsizio yes. and in Germany with Last year, Potsdam, the and name of the team. if I write good, you played the playoff semifinal in Germany. Yeah, first time this club have a medal. And here the fan Like story, we make a story for this team, yeah. una storica prestazione e here the Soverato Volley fan hope that there is a playoff with semi-final or also. Yeah, I hope too. I mean, I come here and in my head, my idea was to be first and to go in A1 because I think that it's a really strong championship and there all the team are in the same level, so every match it's very difficult. And I think we can do it. We can play for final. I believe really in this team, in the girls, and I feel that we are better from the beginning and match by match, game by game, we are better and better. So I think to the end of the year we can play, like we will be Praticamente really sta better facendo than now. un paragone dicendo che quasi è la stessa cosa giocare a livello anche un po' diverso perché si gioca punto su punto. Facciamo un po' di traduzione per i nostri spettatori, No, ovviamente. la traduzione è che quello che dice Silvana è che c'è una differenza a giocare a livello nazionale, con la nazionale e a livello di A2, come c'è una differenza chiaramente tra la 1 e la 2, appunto giocando in Busto Arsizio. Quello che dice lei è che lei crede molto in questo gruppo, crede che si possa fare una storica finale per poter salire in A1. Crede in questo progetto e che quindi cercherà di dare tutto quello che è possibile per l'obiettivo. Il risultato di ieri, appunto, 25-17, 25-19, poi due volte il set è stato vinto da Talmassons 25-23 e poi 18-16. C'è stato un momento, coach, sul 15-14, diciamo 14-15, dove io ho chiuso gli occhi e penso li abbia chiusi anche coach Napolitano. Ma allora, in questa partita che si giocano, queste partite che si giocano punto a punto, è chiaro che non basta solo la preparazione, nel senso che c'è sempre quell'1% di fortuna. Anche gli episodi, comunque, come anche in altri sport, come può essere il calcio, come possono essere anche in tantissimi altri sport, no? Quando si è punto a punto, chiaro, anche una difesa presa una mano che ritorna nell'altro campo e fa punto, E questo è capitato a Talmassons. è una cosa che non è difficile da prevedere, è difficile da allenare. Sono situazioni che vengono determinate anche alle volte da casi fortunati. Quindi, sì, si chiudono gli occhi, però consapevoli del fatto che comunque si è fatta una gran partita, perché siamo migliorati molto dall'inizio, da settembre ad oggi, comunque la squadra è cresciuta tanto e piano piano, come diceva anche Silvana prima, che questo non l'ho tradotto, step by step, quindi passo dopo passo.
chiaramente cercheremo di migliorarci sempre di più. Questo è scontato Io da fondamentale. tifoso, mentre è arrivato un messaggio, saluti dagli Ultras. Ultras sei, ciao. All the Ultras fans. Ho avuto una sensazione, questo poi lo chiediamo anche a Silvana. Nell'ultimo time out, coach Napolitano ha infuso una grande fiducia alle ragazze, anche se poi quando sono rientrate in campo l'ho visto che era preoccupato. In the last time out, go and Say great. one for encourage you What said Bruno Napolitano in the last time out? It's secret between us. It's secret between the team. He's supporting us like I can say only good words. But I understand that it's also difficult for him because there are a lot of adrenaline during the match. So sometimes screaming, but it's normal. Like everyone, it's nervous during the match. But what he say, it's only about us. Quindi ha detto che tutti sono nervosi, ma in senso di scaricare l'adrenalina positiva, No, nel possiamo? senso lei dice che è normale che nel contesto di una partita ci siano momenti e situazioni adrenaliniche che comunque portano a un nervosismo che sia delle ragazze, che sia degli allenatori, comunque è del tutto normale. Però è anche vero che tutto quello che dice Bruno è rivolto a loro. Coach Ed è per loro fondamentalmente. Boschini, vorrei fare una considerazione che secondo me va fatta. In questo momento dove le ragazze stanno crescendo, ma non dimentichiamo che alcune vengono dalla B1, altre stanno migliorando in maniera notevole, forse la maggiore responsabilità ce l'avete voi dello staff, avere le spalle larghe per sopportare anche qualche critica che chi è professionista e capisce di pallavolo magari ritiene un po'. Diciamo un po' leggera, possiamo dire in questa maniera. Questa è una domanda piccante, eh? Questa è L'ho una domanda sottratta a piccantina. Fausto Varano che se l'era scritta. Adesso che l'hai sottratto. No, allora, chi fa questo mestiere, è chiaro che deve anche, tra virgolette, fino a un certo limite, accettare anche la critica. Fino a un certo limite. Quando si sorpassa quel limite, allora poi inizia a essere pericoloso. Però secondo me voi siete in un fortino, se riuscite a mantenere questo fortino con calma, facendo i pompieri al momento giusto e non rispondendo in altri momenti, veramente possiamo realizzare il sogno dei tifosi. Ma questo sicuramente, poi sta la sensibilità chiaramente poi dello staff di Bruno, ma anche di chi sta intorno a capire quali sono le situazioni, le dinamiche. È chiaro che non tutti hanno questa sensibilità, però soprattutto chi vuole fare questo mestiere comunque un qualcosina là. E infatti ci saranno dei momenti in cui ci sarà da, diciamo, accendere il fuoco e altre volte in cui invece è giusto che il fuoco venga spento. How is Jessica Jolie that yesterday 31 points with he's a good player. Lei era outsider. I don't know. I think that okay, she's not bad player, she's good player, but I think that also we do a lot of mistakes and we can work to be better because she's not incredible that we cannot stop her. Like, I think that we make like this that she do 31 points. Okay, I mean. the great player see the part of a field where she plays and not the field the other players. Sì, fondamentalmente sì, questo è, nel senso che quello che dice Silvana è che ci sono stati comunque tanti errori da parte nostra. Poi sicuramente Jolie è un'ottima giocatrice, questo fuori discussione, anzi, cioè, ci mancherebbe, comunque 31 punti sono comunque 31 20 la punti. Gomiero, 8 a Kingatala. Sì, I mean esatto. that, for example, we can block her more good, we can play defense on her more good. So some things depend only on us. Yes. Che
che certe cose comunque dipendono anche molto da noi, non solo dalla bravura dell'attaccante. Alle volte la bravura dell'attaccante sicuramente, ma alle volte anche la bravura di chi fa il muro di difesa. Fausto, la domanda è cattiva a Diego Boschini? No, L'ho già assolutamente. Me l'hai fatta, fregata tu, nessuna domanda cattiva. Niente, io ancora, essendo uno che viene dal mondo del calcio, difficilmente riuscirò ad abituarmi alla volley, che penso che quando siamo sul 2-0 dico, beh, è fatta per oggi, e invece non è così, perché effettivamente nella volley bisogna aspettare sempre l'ultimo punto, l'ultima palla a terra, come si dice. Piuttosto volevo vedere, guardando la classifica, quest'anno sappiamo che i punti valgono tutti, quelli che si prendono. Ecco, secondo me, quella con Pinerolo ci poteva stare, giustamente Pinerolo è forte, ma questo punticino perso con Sassuolo e Talmassonna potrebbe incidere alla lunga nella classifica del Soverato? Ma allora, il nostro obiettivo principale è entrare nelle prime 5. Questo è il primo obiettivo. E già il fatto di avere 6 punti di distacco dalla sesta è per noi comunque un ottimo traguardo per ora. Poi più avanti vedremo, nel senso sì, sicuramente tutto fa brodo, tutto inciderà sicuramente, però vanno capite anche le situazioni, le dinamiche del perché si sono persi determinati punti. Per esempio, la partita di ieri non mi sento di dire che si sia perso un punto, ma che ne abbiamo guadagnati due, Che addirittura c'era il rischio di perderla. Perché si erano un po' galvanizzate le sì, avversarie. si sono galvanizzate, perché comunque, ripeto, noi venivamo da Giorgia che stava rientrando in infortunio, Silvana che durante il match comunque ha accusato questo dolore al ginocchio, e quindi in via precauzionale l'abbiamo dovuta togliere per dare spazio chiaramente a Giorgia. Cioè, sono cose che sono dinamiche che comunque all'interno di una partita incidono, e quindi non mi sento di dire che abbiamo perso un punto, anzi, credo che mi sento di dire che ne abbiamo guadagnati due. Poi ogni partita è una partita a sé. A Cutrofiano, per esempio, abbiamo sbagliato la partita, abbiamo sbagliato l'approccio, ma Ma ci può come stare. poi invece abbiamo fatto una grandissima partita a Marignano, All'andata. perdendola comunque 3-0, però lì abbiamo fatto una signora partita. Sia nel primo che nel terzo A set. proposito, l'ultima cosa che volevo chiedere io, visto che questo giustamente è un campionato che si gioca senza soluzione di continuità, non c'è addirittura soste, non c'è. Ecco, potete risolvere questo aspetto qui degli infortuni, che poi, anche se piccoli, incidono giustamente nel rendimento? Allora, queste sono fondamentalmente due le cose che devono coesistere. Uno, che l'ho già accennato prima, è avere uno staff professionale dietro che segua le ragazze in modo costante, a partire dal preparatore atletico, che è quello che cura la forma fisica delle ragazze e quindi previene anche quello che potrebbero essere eventuali Problemi infortuni o muscolari, per esempio. sovraccarichi e quant'altro. Un buon fisioterapista, un buon medico sociale, cioè son tutte pedine fondamentali che ti permettono di poter fare un campionato del genere. Devo essere sincero, non siamo, ma in generale questo in Italia, non siamo ancora strutturati per dei carichi di lavoro del genere. Evitare. Nessuna Perfetto. squadra è ancora strutturata. Se non forse, almeno io parlo per il campionato di A2, nessuna squadra è ancora strutturata per un dispendio energetico così ampio È e intenso. duraturo nel tempo in Italia, per ora in A2. La seconda cosa, e concludo, è sicuramente l'essere in 12 in squadra. Che è fondamentale. Va detto a vostro merito che né coach Boschini né coach Napolitano citano mai questo fatto, ma sono in 11 all'inizio del campionato, in 10, ieri addirittura un altro po' in 9, quindi sempre di meno. And now another question. If I want to sky in a splendid place, you can say that Smolian is a very a great place. Where you About were born. my city, for me it's the best normal because I'm from there.
And it's like a little city in the mountain. Little, there are Yeah. 30 miles, 30.000 Yeah, it's abitanti. little city, yeah, but it's so beautiful. The weather, it's like the air, it's so fresh because it's in the mountain. The people are so friendly and really good people. So all my friends are there, all my family is there, my boyfriend is there, so there it's E quindi, da quanto ho capito, ha detto che sono persone molto simpatiche. Ha dato la notizia terribile per i nostri telespettatori che there is the boyfriend, our all the people. Oh no, I am. sorry, Ok. E quindi, I am sorry. Ce And if Soverato do that thing that we don't say, our dream. All the people go to Cathedral San Visserion, la cattedrale di San Visserione che è in Smoiland. The Cathedral of your city. What's the name? San Cathedral Visserione si chiama, San Visserion. Lo sai tu e non lo sa lei, guarda, come ti Ah, sei messo. on Wikipedia there is Wikipedia right. there is. In Wikipedia they find it. Ok, noi andremo lì comunque. Lui studia, prima di venire in, lui studia. Ok, noi Quanto è comunque. importante la partita di domenica, proprio per quel discorso che Col facevamo montale. dei 6 punti di vantaggio sulle seste? È importante, ma ripeto, sono importanti tutte le partite. In questo campionato qualsiasi partita ha un peso specifico importante. È chiaro che noi adesso comunque siamo al terzo posto. Abbiamo 6 punti di distacco dal sesto posto, che è il nostro primo obiettivo, cioè nel senso entrare nelle prime 5. Quindi noi dobbiamo pensare a mente serena. Anche le ragazze devono entrare martedì in palestra a mente serena e pensare di preparare bene la partita di Montale. E poi, chiaro, si va comunque ad affrontare una squadra vera e neopromossa, assolutamente, ma guardavo comunque oggi che ha delle peculiarità importanti, ha comunque Taia Guerrero che, insomma, voglio Vabbè, dire. È una giocatrice che ha fatto la storia comunque a pallavolo, nonostante stia facendo da un paio di anni campionati minori B1, B2, non penso solo B1, però è sempre l'Agüero. è comunque una squadra che può dire la sua, come tra l'altro ha dimostrato con i propri risultati. Quindi non si sottovaluta nessuno, si ritorna martedì in palestra con la testa alla prossima partita. Non si fanno altri calcoli e si va E si avanti. gioca step by step. Sì. Poi i Ok. calcoli li faremo più avanti. Vabbè, Calcoli li magari faremo li più avanti. state già facendo, ma quelli tenetevi i segreti Te ne perché sono fatti nello noi stanzino. tifosi. Ma no, noi adesso dobbiamo essere concentrati partita per partita. Poi i calcoli li facciamo fare ai È matematici. un must. Se il signor siciliano mi segue un attimo, dobbiamo rispondere alla classica domanda. Silvana Ciausceva ha firmato, ha fatto l'autografo sulla mano del giovane cronista. Indovinate un poco? Eccoci qua, ci siamo. Sì, l'ha fatto, ecco. Quindi abbiamo rispettato anche questa tradizione. Ok, noi vi ringraziamo tantissimo per la Grazie disponibilità. We are very a happy voi. to have, and I hope that the dream began really. Speriamo, Un speriamo. attimo, ecco, incrociamo le dita per i telespettatori. Ok, grazie quindi a Silvana Ciausceva, grazie a Diego Boschin, che è veramente, ecco, una persona amabile, nel senso che è quello che porta il sorriso anche nelle situazioni più controverse e secondo me è fondamentale anche nel bilanciamento Qualcuno si primo-secondo. completa, no? Lui fa il burbero e lui sorride. Ma è un po' il ruolo del secondo È allenatore, è un po' questo. vero. Sì, io sono esperto di essere secondi, sono abbastanza esperto. Grazie, allora, buon proseguimento e forza volley soverato, lo puoi dire guardando la telecamera? Forza volley soverato. Forza Forza volley volley soverato. soverato. Grazie e noi andiamo in pubblicità. Thank you.
She's on my mind, she's on my mind, she's on my mind, she's on my mind. I can't sleep at night, 'cause she ain't by my side. I've seen a lot of pretty faces, ain't nobody like you. And I've never had a love like the one we knew. Now she's on my mind, she's on my mind. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Catanzaro, zona industriale di Carappa, Siano, FM 97.3. Lamezia Terme, Costa Tirrenica, località comuni condomini, FM 99.9. Chiaravalle Centrale, comprensorio delle Preserre, FM 98.5. 5. Soverato, Costa Ionica Nord, Cropani Marina, FM 97.3. Locri, Costa Ionica Sud, Rocella Ionica, FM 106.100. Radio Amica in blu. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Per ascoltare la radio. Sarà la musica che gira intorno. Radio Amica in blu, tutta la musica che gira intorno. Ed eccoci qua per il secondo blocco della nostra trasmissione, sempre Domenica Gol, sempre lunedì sera. Saluto il gruppo d'ascolto che tra Davoli e Soverato ha creato un movimento d'opinione con vari WhatsApp. Ciao a tutti, ben gentili. E soprattutto saluto dei nostri carissimi amici per quanto riguarda Domenica Gol e la nostra trasmissione. Franco Lapiana, presidente del Borgia. Buonasera, presidente. Salve, buonasera, grazie per l'ennesimo invito. Quando viene il presidente Lapiana c'è sempre il picco d'ascolti, come pure ringraziamo Rocco Mondillo, dirigente del Borgia. Buonasera, buonasera, grazie dell'invito. Prego. Ringraziarli personalmente perché oggi davvero ho insistito tanto con Franco che ha appena finito di lavorare, anche Rocco giustamente, e sono venuti questa sera da noi. Grazie assai perché effettivamente siete degli amici di Domenica Gol. Grazie. E soprattutto è un piacere vedere come si fa calcio a Borgia, perché è sempre, anno dopo anno, può cambiare la serie, ma c'è sempre la stessa organizzazione, la stessa mentalità, la stessa capacità appunto di compiere le attività in maniera come piace a noi, diciamo. Quest'anno ripeteremo l'esperienza che ho voluto fortemente, la femminile per il calcio 5 regionale. Diciamo che stasera dovevamo avere anche le ragazze, ma ci sono stati impegni. Il capitano ha avuto un po' di problemi. Però io li dico avremo quest'anno in trasmissione di nuovo. Sì. Quando inizia il campionato, mo a breve dovrebbe partire il campionato. Dopo facciamo la juniors calcio 5 regionale e pure calcio 5 serie D. E invece a Rocco Mondillo chiediamo un giudizio sul presidente Lapiana. Beh, io innanzitutto lo ringrazio assai il presidente, perché fortemente ha voluto che io insomma collaborassi con l'US Borgia, lo ringrazio assai, mi stima molto per quel po' che posso fare, è una persona eccezionale, il presidente si impegna e dà tutto quello che può per questa squadra. E stasera parleremo appunto del Borgia e di tutto quello che è accaduto dalla Serie D fino alla terza categoria. E partirei proprio con la Serie D andando a vedere risultati e classifica con la doppia voce Fausto Varano, Giorgio De Filippis. Prego regia. Castrovillari Città Genovese 2-0, Gireale Alicata 0-1, Giuliano Corigliano 5-1, Marsala Ragusa 0-0, ACR Messina Biancavilla 2-0, Palmese Palermo 0-0, San Tommaso Roccella 0-2, Troina FC Messina 0-3, Savoia Nola 2-0. E dopo la dodicesima giornata il girone I presenta questa classifica: Palermo 31, Savoia 23, Giuliano 22, Acireale, Biancavilla, Licata e Troina 21, Messina ACR 20, FC Messina 17, Castrovilla 16, Marsala 15, Nola e Cittanovese 13, Ragusa 11, Roccella 9, San Tommaso,
Corigliano 8, Palmese 6. Fausto, cosa è successo? Beh, facciamo un piccolo giochino, diciamo che il Palermo ha perso 5 punti in 2 partite, però come vedete è sempre lì in testa alla classifica con 8 punti di distacco sulla seconda. È stata brava la Palmese a fermare la corazzata rosanera sullo 0-0, è ultima in classifica contro la prima della classe, come si suol dire il testa coda, questa volta è stato a favore, relativamente chiaramente perché non ha perso, dell'ultima in classifica. Punticino che può far ben sperare alla Palmese di poter quantomeno avere alcune possibilità ancora per il futuro. Purtroppo settimana scorsa avevamo 2 calabresi in coda ed erano Roccella e Palmese, questa sera abbiamo Corigliano e Palmese, perché il Roccella ha avuto il riscatto della sconfitta di domenica scorsa in casa ed è andato a vincere a San Tommaso. Ma mi pare che abbiamo anche una telefonata. Pronto? Vediamo. Buonasera. Ecco, Emilio. Ciao Emilio. Ciao, Emilio, buonasera. A tutti. Ti sei trasferito nella Serie D stasera? Che cosa fai? Mi mancava, allora ho detto quasi ci torno. Allora fai Serie D ed eccellenza stasera? Oh mamma mia, che onore. Vabbè, sì. Proviamoci. Vabbè, dell'eccellenza possiamo dire poco perché abbiamo tantissimi di quei servizi che in pratica svilupperemo tutta l'eccellenza con immagini. Parliamo un po' della Serie D e qualcosa anche dell'eccellenza, dai. Magari Emilio parliamo pure della volley femminile che ti ho visto interessato, perché io da qui nella telecamera vedo che eri sul divano a vedere. Ce l'abbiamo anche su Stadio Radio, per cui è ovvio che l'interesse sia cresciuto a dismisura, però se dobbiamo parlare della Serie D, io credo che bisogna intanto fare una riflessione sulle difficoltà del nostro movimento, perché adesso magari il Castrovillari si sta riprendendo, la Città Novese sono convinto che ne uscirà, però dobbiamo iniziare a riflettere proprio sul piano di sotto, cioè l'eccellenza, perché se ogni anno il rischio che la squadra promossa retroceda subito è così elevato, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona in Calabria e da questo non se ne esce. Bene la Palmese che è riuscita a tirare un punto contro una corazzata, però se questa è una cosa che può dare morale, la sostanza è che la Palmese purtroppo è ancora impantanata laggiù. Il derby fra Trigira è finito con un'affermazione della squadra di casa e non è sorprendente che il Castrovillari in casa si sia fatto valere. Molto bene invece Roccella, che è una squadra che in realtà le prestazioni le ha sempre fatte, adesso ha trovato anche questi 3 punti in trasferta che magari possono provare a fare svoltare psicologicamente i ragazzi di Calabria. Però è veramente una situazione molto molto complicata e il rischio delle 3 retrocessioni come non mai quest'anno c'è, perché il problema è che ci sono società strutturalmente in difficoltà e voglio ricordare a tutti che 3 retrocessioni avrebbero degli effetti devastanti, perché ci sarebbe una retrocessione in più in eccellenza, verrebbero di fatto annullati, o meglio resi neutralizzati, ecco, playoff di promozione e ovviamente scendendo di categoria c'è un riverbero su tutto, quindi c'è un sistema che va assolutamente profondamente ripensato e reso più competitivo da una parte e più sostenibile dall'altra, almeno credo. E intanto ne abbiamo anche parlato altre volte proprio nella prima puntata con il presidente Merarchi, non si riesce a trovare una soluzione a questa situazione qui, perché purtroppo il numero delle squadre è quello che è, e la regione da una parte vengono a mancare delle squadre, perché se è vero che l'eccellenza ancora riesce a fare le 16 squadre, vediamo che è accaduto già addirittura in prima categoria, abbiamo 2 gironi a 15 e uno a 14, quindi non si capisce perché ci debba essere questa situazione. Ma io credo che bisogna fare un ragionamento complessivo dove la politica del pallone e la politica tra virgolette ordinaria iniziano a ragionare su quanto il calcio dilettantistico possa essere soprattutto una risorsa. Allo stesso tempo però, lo dicevamo ieri su Stadio Radio, tra l'altro con il nuovo selezionatore under 15, 16, 17 Mimmo Fiorino, bisogna pensare a un sistema che armonizzi quantomeno i campionati dilettantistici e la Serie C e che faccia convenire l'investimento sui giovani, ma non solo sotto un profilo economico, perché alla fine non sono i soldi ad andare in campo. È un discorso lungo che è difficile da sviscerare in pochi minuti, sì. Ma bisogna iniziare a ragionare, perché comunque il movimento del calcio in Italia in generale è in sofferenza. Non è un caso che noi l'ultimo mondiale non l'abbiamo giocato. Io
È vero che il pesce puzza dalla testa, però anche la coda poi non si salva, ecco, mettiamola così. Però Emilio, guarda, sì, è vero quello che dici tu, però mi pare che da un po' di tempo a questa parte c'è un miglioramento del calcio anche a livello giovanile, lo vediamo per esempio con le nazionali, Under 17, Under 19, Under 20, Under 21, che stanno facendo bene nelle loro competizioni. Quindi vuol dire che in Italia qualcosa sul movimento giovanile si sta muovendo, sulle primavere si sta muovendo. È qui da noi che probabilmente nelle categorie alte che non si riesce a trovare la soluzione. Questo è probabile, come io allo stesso tempo lo dico senza timore, mi conoscete tutti ormai, sapete quanto sono schietto. Quando sento dire abbiamo messo in campo una squadra con 5-6 under, ma cioè, tanto cielo, ma se non li metti in eccellenza i ragazzini quando li devi mettere? Io trovo anche assurdo, faccio un altro esempio, che io nel mio ambiente venga considerato giovane, no? Ma cioè, in Italia secondo me abbiamo dei concetti relativi all'età abbastanza opinabili. Chiedo scusa se ho fatto questa digressione, però a me piange veramente il cuore vedere una squadra storica come la Palmese piantata all'ultimo posto in classifica dalla prima giornata. Mi dispiace che il Corigliano, dopo tutti i sacrifici fatti per andare dalla promozione alla Serie D, rischia... E mi pare che c'è stata anche una polemica, Emilio, l'avrai seguita pure tu, perché l'hai avuto tu alla radio, addirittura il direttore sportivo della Palmese si lamentava perché, essendo arrivata una corazzata come il Palermo, c'erano sì e no 20-30 persone di Palmi a vedere la partita. Diciamo che il direttore si era lamentato dell'assenza, non della tifoseria organizzata, ma del tifoso ordinario, mettiamola così, in una settimana dove non c'era neanche la Serie A a distrarre qualcuno. Ma ribadisco, siamo sempre a parlare di un problema strutturale, di squadre che non riescono a darsi continuità. Ecco, io adesso vorrei fare visto che dobbiamo parlare anche di eccellenza, un applauso ad esempio al Sersale, all'Isola Capovizzuto, sì, che hanno fatto la Serie D e l'hanno fatta male, nel senso che sono retrocesse entrambe con 12 punti, sto andando a memoria, però poi sono riuscite comunque a reggere l'urto della retrocessione, mantenere la categoria in eccellenza, e oggi si stanno riproponendo, meglio il Sersale dell'Isola, punti alla mano, come protagoniste in campionato. E in questo caso c'è il supporto delle strutture, perché sia lo stadio di Isola Capovizzuto che quello di Sersale adesso sono delle strutture che affascinano anche il ragazzino per andare a giocare, perché non va sottovalutato il discorso del terreno di gioco dove appunto si mandano i ragazzi. Io non sono padre, però giro i campi, in alcuni campi un mio eventuale figlio lo manderei, in altri non ci penserei proprio minimamente. Perfetto, Emilio, noi ti ringraziamo. Come ti facciamogli la domanda sull'eccellenza, così soltanto una così, parolina così su questa sforiamo. Testa, questa prego, testa parlo. Coda, questa testa dell'eccellenza. 5 squadre in 3 punti. Queste squadre in 3 punti potrebbero arrivare fino alla fine, perché San Luca dimostra di saper essere cinico, la Regione Mediterranea si è risvegliata e il Sersale è veramente uno spettacolo, perché ieri c'erano tutti gli ingredienti per la squadra di Morelli per steccare, vista anche l'assenza di Russo, invece Colosimo è salito in cattedra e hanno rifilato una manita a una grossa squadra, perché si è andata una grossa squadra. Sì. Emilio, noi ti ringraziamo, così come ti ringraziamo per averci aperto le porte con la volley di Stadio Radio. Sono le sinergie che da sempre amiamo e di cosa che diciamo sempre. Grazie Emilio Lupis di Stadio Radio, a domenica. A proposito, Emilio, porta i nostri saluti al nuovo direttore Antonio Blefari. Assolutamente, certo che li porto, però io ringrazio voi, vi chiedo scusa se magari oggi sono andato un po' fuori dal seminato, no. Vi ricordo sempre una cosa, non dovete mai dire grazie, ma dobbiamo batterci il 5, sì. Buona serata ragazzi. Bravo. Però dillo a Blefari che gli manda un bacio Fausto Varano, un saluto da Fausto Varano direttamente sulla fronte di Antonio. E auguri per il nuovo incarico di direttore. Vabbè, lo farò però soltanto in maniera metafisica. Va bene. No, perdonatemi. D'accordo, grazie Emilio, ciao. Buona serata. Intanto ciao, un saluto da Interforze Città di Maida, sia alla trasmissione sia un saluto carissimo agli amici di Borgia da parte dell'amico Plantera. Grazie Francesco. E a questo punto, prima di avere un'altra telefonata che riguarda l'eccellenza, io farei partire dalla stazione di Domenica Gol l'Intercity, il treno dei servizi sull'eccellenza. Le classifiche e i risultati le leggiamo dopo o le leggiamo prima? Leggiamoli prima, hai ragione Fausto. Prego regia. Regia, risultati.
Allora, Reggio Mediterranea, Locri 2-1, San Luca Paolana 1-0, Scalea Isola Caporizzuto 1-0, Sersale San Biase 5-1, Soriano Vigor Lamezia 0-1, Cotronei Bovalinese 3-2, Gallico Catona Trebisacci 1-0, Morrone Bocale 1-1. Classifica: San Luca 23, Sersale Reggio Mediterranea 22, Scalea 20, Locri e Vigor Lamezia 17, Isola Caporizzuto 16, Morrone 15, a 14 punti San Biase, Bocale e Cotronei, Gallico Catona 12, Trebisacce 10, Soriano e Bovalinese 7, Paolana 4. Io qui leggo 3, 6, 8, sono 16 squadre, noi abbiamo 5 servizi e quindi andiamoceli a vedere, non vi dico neanche quali sono, ve li godete strada facendo. Prego regia. Mister, grande sofferenza, è ovvio che la superiorità numerica ha favorito la Reggio Med. Sì, però in questo periodo siamo presi un pochino dal fatto che non ci gira per come dovrebbe, allora succede che c'è un po' di timore, però dai, abbiamo il risultato buono, la prestazione della squadra è stata importante contro un avversario serio. Per una notte siete in testa alla classifica in attesa del San Luca, oggi possiamo dire che rispetto a Isola la squadra ha cambiato volto, specie dal punto di vista fisico e mentale. Sì, sicuramente sì, dal punto di vista dell'approccio, della presenza, della voglia. Purtroppo è stato un gran peccato perché si poteva allungare una striscia positiva importante, però dai, gli inglesi dicono che non bisogna piangere sull'occhio versato, prendiamo quello che di buono ci ha dato questa gara, la classifica, va bene così. Giustamente ci dobbiamo recriminare noi questa partita perché l'avevamo recuperata, stavamo nel momento migliore nostro, che stavamo uscendo, perdo i giocatori come Scuteri, loro prendono forza ed è normale che ti si può, questa è una squadra esperta, una squadra importante che ha trovato il gol, poi perde un po' il bandolo della matassa in occasione del gol. Poi siamo una squadra che non oggi, io ho ancora delle assenze, che tutti parlano che hanno assenze a destra e a sinistra, io da un intero campionato che mi mancano giocatori importanti, quindi non è facile, perché non era facile in panchina, non per diminuire gli altri, ma avevo tutti fuori quota e non è facile cambiare la partita in corso una partita come questa. Noi l'avevamo iniziata bene, l'avevamo recuperata, però ci mangiamo noi le mani, come ho detto prima, perché sono errori che si pagano caramente. Mister, una sconfitta naturalmente che non pregiudica gli obiettivi di vittoria del campionato della squadra, anche perché si è giocato a viso aperto, a testa alta, solo l'ingenuità di Scuteri e poi l'errore difensivo che ha permesso alla Reggio Med di raddoppiare, è ovvio che poi la partita la finisce. Sì, sì, non è questa la partita, però come ho detto prima, la squadra esperta l'avevamo iniziata bene, nel momento migliore nostro, tu nell'azione del gol non puoi fare un'esultanza del genere sapendo che sei ammonito e cacciarti la maglietta, ma è un concetto sbagliato, già cacciarsi la maglietta, perché è un concetto sbagliatissimo, siccome c'è st'usanza brutta. Ci ha penalizzato tantissimo, è inutile nasconderci. Esame superato per tutti, Gallico Catona supera e batte il Trebisacce per 1-0 grazie alla rete realizzata nel secondo tempo dall'attaccante argentino Nicolas Eitz, il suo primo gol in Italia. È stato un cross di Totò Cormaci di testa, l'attaccante argentino ha battuto Ramonno. Natale Gatto, il guru del Gallico Catona, una settimana difficile, siete riusciti a venire a capo di una partita difficilissima, un Trebisacce che dopo il gol poteva pareggiare in ben 3 occasioni, la difesa nostra soprattutto nella parte centrale in difficoltà. Un complimento va a tutti, al tecnico e alla squadra, è vero Natale? Sì, certo, certamente, però potevamo pure chiudere la prima, fare il 2-0 e chiudere la gara,
Loro sono venuti qui a giocare, chiusi nella loro metà campo, e con qualche ripartenza ci hanno creato qualche problema. La partita è stata preparata benissimo dal mister durante la settimana, anche perché io sono presente settimanalmente al campo, giornalmente al campo, quindi le partite sono sempre state preparate in maniera ottimale, solo che ogni volta per qualche disattenzione si subisce il gol e non si riusciva, diciamo, a recuperare. Però siamo contenti perché questa era una partita importantissima per noi e averla vinta, superata con un'ottima, secondo me, un'ottima prestazione ci rende contenti e speranzosi per il proseguo del campionato. È bastato un gol di Lazzarini al 28esimo del primo tempo al San Luca per avere ragione del fanalino di coda paolana e riconquistare la vetta della classifica dopo che nell'anticipo di sabato la Reggia Mediterranea, battendo il Locri, aveva scavalcato appunto la squadra di Figliomeni. Un risultato striminzito, non una bellissima partita, come si capisce tante volte quando si ha a che fare tra la prima della classe contro l'ultima, la partita o diventa una goleada oppure invece diventa una partita difficilissima da gestire. Ne è venuta a capo la squadra del San Luca e quindi con 23 punti si porta, come dicevamo, di nuovo in testa alla classifica, tenendo a debita distanza anche quel Sersale che sta davvero dimostrando di essere una squadra molto ben in palla ultimamente, e lo stesso Scalea che vincendo la partita in casa contro l'Isola Caporizzuto si attesta al quarto posto. Anche qui un campionato molto bello, molto combattuto, che vedrà probabilmente la vittoria finale solo alla fine del campionato. Continua il momento non felicissimo per la Morrone di Mister Stranges, costretta al pareggio casalingo dal vocale di Pippo Lafage. Una partita strana quella che c'è stata tra le due compagini, perché la Morrone ha giocato molto bene nel primo tempo, ha sfiorato più volte il vantaggio, ma poi è stata colpita al 28esimo da un gol di Ajawal, che ha portato appunto la squadra del Bocale in vantaggio. Ci è voluto un secondo tempo che è tutto all'attacco per la squadra cosentina per arrivare al 16esimo del secondo tempo al pareggio con Bruno. Dopodiché, quando si pensava che la Morrone potesse cercare di fare sua tutta la posta in palio, da quel momento i ritmi un pochettino si sono abbassati, la partita è stata più controllata e quindi l'1-1 finale rispecchia probabilmente l'andamento della gara. La Morrone così si allontana purtroppo dalla zona altissima della classifica a 15 punti, ormai vede 7 punti di distacco dalla seconda e 8 dalla prima il San Luca, mentre per il Bocale continua la marcia di avvicinamento alle zone di centro classifica che potrebbero evitargli la zona play-out. Gara maschia, spesso avvincente per la continua ricerca del vantaggio su una palla resa irregolare dal terreno molto bagnato. La partenza rivela la classifica, con le compagini ad ignorare pioggia e pozze. L'Isola affonda subito, lo Scalea riparte su invito, tanto che Castellano dopo 2 minuti impegna Lamberti da punizione lontana. Per
E ritmo sfrenato nel gioco e nella corsa. Al 20° Legato taglia l'aria trasformando un pallone inattivo sul settore di destra e 2 minuti più tardi l'esterno di Tarjanova si ripete, mancando però di piazzare la sfera di un soffio dopo un'azione creata in extremis da Martinez e Martena. L'impresa costa cara al Papo biancostellato e la squadra perde il suo guizzo in un gioco che si fa stretto, con i crotonesi a chiudere gli spazi e lo Scalea a fraseggiare lo stesso. Ci pensa Comito alla mezz'ora a far vedere l'isola con un tiro dalla distanza e con Leto poi al limite dell'area. Al 45° meta, neo immesso scioglie la macumba dell'attacco scaleoto e il primo gol di una punta biancostellata in 11 gare. Martena poi tenta il raddoppio prima del duplice fischio e all'isola tocca spostare il baricentro. De Stefanis apre la seconda parte del match con un palo, il destro per l'Occisano, su cui rimbalza la palla spizzata in aria. Alla causa di Mancini sono serviti Carone, Pellizzi, Ribecco. Pellizzi per esempio al 28° dal fondo chiama in causa l'Occisano che imbraccia. Il portiere dello Scalea esce con i pugni anche al 36° ed è il momento di un ritmo blando rivolto alle reti, con l'isola che intanto esulta su un gol prontamente annullato dall'assistente Lavarra. Il finale è il solito attacco disperato allo specchio ad ogni parte, con 5 minuti di recupero e una direzione degna degli scambi. E intanto ci segnalano Francesco Giampaolo che il San Luca è al 42° risultato utile consecutivo, e consentitemi di salutare anche l'amico Mimmo Scappatura del Gallico Catona, che ci permette, se la regia è pronta, di avere un collegamento telefonico, mentre queste sono altre immagini sempre del Gallico Catona, che dovrebbe essere con Fabrizio Pratticò, portiere del Gallico Catona. Buonasera Fabrizio. Buonasera a tutti. Spero mi sentiate bene e soprattutto grazie mille per la telefonata. No, è un piacere per noi. Ora però ti lascio nelle mani di Fausto Varano, che ha studiato tutta la tua vita, perché è veramente una vita spericolata, diciamo. Hai girato il mondo con il calcio. Prego Fausto. No, buonasera Fabrizio. No, effettivamente buonasera. È un piacere averti ai nostri microfoni, perché intanto sei tornato a Gallico quest'anno. Diciamo che è un po' l'amore della tua vita. Sì, sì, intanto grazie nuovamente, è un piacere mio poter essere invitato alla trasmissione. Sono tornato a Gallico anche se non è la prima volta. Diciamo che tutte le volte che terminavo la stagione all'estero, poiché si sviluppa nell'anno solare, poi solitamente nel mercato di dicembre già in 3 o 4 circostanze ero rientrato. Invece per il secondo anno consecutivo adesso sono riuscito a partire dall'inizio della stagione. Ecco, a proposito di questo, tu sei giovane ancora, perché per un portiere 29 anni non è che siano tantissimi. Hai avuto questa bella esperienza, l'esperienza all'estero addirittura, in Europa ma anche fuori dall'Europa. Come hai notato, cosa si prova per un italiano andare a fare questa esperienza all'estero? Sì, allora, la sensazione che un italiano prova è sicuramente la fame, perché non si mangia bene come nel nostro paese. Però al di là di questo sono esperienze meravigliose che auguro a tutti almeno una volta nella vita. Io sono sempre stato un amante dei viaggi. Poter far convivere questo connubio, cioè le mie due più grandi passioni, quindi i viaggi e ovviamente il calcio, è stata una grande fortuna. E avere la possibilità anche di accrescere le proprie capacità, la propria mentalità, anche perché comunque quando sei fuori devi badare a te stesso, hai delle responsabilità differenti, hai la possibilità di convivere con delle mentalità, con delle tradizioni, dei modi di fare completamente differenti rispetto a quelli cui eri abituato, per cui sono state delle esperienze meravigliose. Ecco, tu abbiamo, diciamo, Isole Salomone, addirittura Islanda, però anche in Italia hai avuto il piacere di fare presenze, o diciamo società importanti, il Siena, ma anche se non sbaglio il Sorrento, c'era un certo Maurizio Sarri lì, o mi sbaglio? Sì,
la seconda stagione a Sorrento in Lega Pro, l'obiettivo era quello di vincere il campionato e loro puntarono su Sarri, che aveva fatto benissimo la stagione precedente ad Alessandria. E già lì ebbi modo di, insomma, capire di che razza di fenomeno si trattasse. È davvero impressionante. Vi dico solo che il venerdì o il sabato mattina in particolare facevamo circa una trentina o una quarantina di schemi, ma da qualsiasi angolo del campo, dal calcio d'inizio alla rimessa laterale, una ventina di schemi su calcio d'angolo, su punizione laterale. Era davvero un fenomeno, anche se quella stagione non andò benissimo, perché poi a dicembre fu esonerato, sì, dopo una partita con la Pro Vercelli, e poi noi perdemmo la finale playoff contro il Carpi. Quindi un metodico già da allora. Veniamo un momentino allora ai nostri giorni. Dicevamo, tu ogni gennaio, in pratica, visto che i campionati all'estero finiscono, tu torni dalle nostre parti, Reggio Mediterranea, Meritese, hai fatto ora Gallico. Com'è questo Gallico quest'anno? Un campionato, diciamo, di assestamento, o evitate soltanto i play-out, o mirate a qualcosa di più? Sì, premesso che io praticamente con la Meritese e la Reggio Mediterranea non ci ho mai giocato. Scusami, Interreggio volevo dire, scusami. Sì, per periodi brevi. Sì. Ho fatto parte di queste squadre per periodi davvero molto brevi, di qualche settimana, ma fondamentalmente non ci ho mai giocato. Sì, sì. Quest'anno a Gallico, secondo me, la squadra è stata costruita bene. C'è molta qualità, abbiamo sicuramente delle caratteristiche differenti rispetto alla maggior parte delle squadre di questo campionato, perché solo attraverso il gioco riusciamo a guadagnare campo, per cui facciamo molte uscite palla a terra, non abbiamo quell'attaccante in grado di far salire la squadra, ma più attraverso, diciamo, la manovra riusciamo ad arrivare nella pozione di campo più vicina alla porta avversaria, ecco. Secondo me, scusa, questa Fabrizio, è una squadra che può tranquillamente salvarsi per l'ottavo anno consecutivo senza passare per i play-out. Attualmente ci troviamo nell'ultima posizione utile, per cui si dovrebbero disputare questi spareggi, questi play-out. Potremmo uscirne fuori. Secondo me è necessario cominciare a fare punti un po' in trasferta, perché in casa l'andamento è positivo, abbiamo subito solo 3 reti, siamo la quinta. Ecco, questo volevo dirti, sì. Fabrizio, voi in casa dei vostri 12 punti, 11 li avete presi in casa, uno solo fuori, però devo notare anche dal tuo punto di vista, probabilmente sarà anche la tua presenza, siete tra le squadre che sono giù, siete la squadra che ha preso meno gol, 11 gol soltanto, come qualcuna di quelle che è proprio lì sopra in alto. Sì, se ho avuto modo di vedere, mi pare che siamo la squadra che ha subito meno reti in casa, sì, solo 3 in assoluto, e siamo la quinta miglior difesa del campionato. E per una squadra che si trova al quintultimo posto in classifica, sicuramente significa che quantomeno per quanto riguarda l'aspetto difensivo e l'approccio difensivo, l'atteggiamento difensivo, ecco, di tutta la squadra, sicuramente è positivo. Purtroppo c'è anche da registrare un dato piuttosto significativo, magari però solo molto gol positivo, siamo il peggior attacco. Solo 6 gol segnati, sì. Sì, sì, per cui sicuramente dobbiamo lavorare sotto quell'aspetto, anche perché certo, le occasioni le creiamo, cioè ci arriviamo spesso in porta, e che dovremmo essere un po' più cinici. Settimana scorsa abbiamo sbagliato un rigore praticamente al 90esimo, a Cotronei abbiamo anche avuto diverse occasioni, in particolare fuori casa dovremmo cercare di essere un po' più cinici e sfruttare al meglio le occasioni che ci vengono concesse, perché fino ad ora abbiamo fatto solo un pareggio in casa, perfetto, della Reggio Mediterranea. Benissimo. Fabrizio, l'ultima cosa, dovresti dirci o in islandese o in svedese o nel linguaggio delle Isole Salomone che Mimmo Scappatura è veramente bravissimo. Come si può dire in una di queste lingue che tu hai conosciuto? Svedese e islandese è praticamente impossibile. E allora andiamo sulle isole Salomone. Sull'inglese, in pratica.
All'Isola di Salomone si parlava l'inglese. Esatto. Mimmo Scappatura is a good boy, is a good man. Benissimo. Is the better. Noi ti ringraziamo, è stato un piacere averti qui in trasmissione, anche se via telefono, e forza Gallico Catona. Grazie mille, è stato un piacere, grazie ancora davvero, buonasera. Grazie buonasera. Fabrizio, buonasera. Perfetto, ora Fausto dobbiamo fare come Vettel e Leclerc, non sì. per gli incidenti ma no. per l'accelerazione, però io volevo solo chiedere una cosa, mentre c'erano prima i servizi, il Presidente La Piana ha contraddetto Fausto dicendo che lui ha fiducia nella Vigor Lamezia, Presidente, quindi, e Fausto diceva sì ma è un po' attardata, chi ha ragione? Il tempo lo dirà, però credo... nei dirigenti che ne conosco qualcuno, credo nella società, so che sono persone competenti e diranno la loro, anche perché vedo Sanluca, vabbè, l'anno scorso abbiamo conosciuto dirigenti, persone splendide che saluto, molto competenti, molto capaci. E quello che sta sorprendendo è, vedo che il Sersale, che è una bella piazza. Quindi comunque puntate sulla Vigor Lamezia. Intanto... No, devono stare attenti. Ah, ecco. Può rientrare. Un saluto a Rocco Mondillo dagli Ultras del Borgia. Quindi Rocco Mondillo deve salutare i tifosi a questo punto. Ti ringraziamo assai tutti i ragazzi degli Ultras del Borgia perché sempre presenti. Con grande devozione, con grande impegno, e dimostrano sempre quell'impegno e l'amore per la squadra del Borgia. Perfetto. E allora, viva gli Ultras del Borgia. Promozione Girone A, andiamo a vedere risultati e classifiche. Schiavonea Cassano 2-2, Rogliano Praiatortora 0-1, Rossanese Promosport 2-1. Le partite San Marco Acri, Belvedere San Fili, Amantea Sant'Agata, Real Sant'Agata non sono disputate ovviamente per il maltempo, Garibaldina Caccurese 1-0, Juvenilia Cutro 2-1. Classifica dopo 11 giornate della promozione Girone A, Belvedere Rossanese Praiatortola 26, Juvenilia 18, San Fili 16, Acri Rogliano, Real Sant'Agata e Garibaldina 14, Amantea e Cassano 13, San Marco 11, Schiavonea 10, Caccurese Promosport 8, Cutro 2. E qui abbiamo i riflessi filmati di Rossanese Promosport, ce la vogliamo far mancare? Assolutamente no. Con un gol di Rizzo a 6 minuti dalla fine, la Rossanese riesce a venire a capo dell'incontro contro la Promosport e conquistare così, anche per il fatto che il Belvedere è stato fermato dal maltempo, insieme al Praiatortora la testa della classifica a 26 punti. Si è formato così un terzetto che dà l'impressione di potersela giocare fino alla fine per la vittoria di questo campionato. Eppure non è stata una partita semplice per la squadra di mister Aloisi, perché dopo essere andato in vantaggio nel primo tempo con Sifonetti, al 22esimo, al secondo tempo è stata raggiunta dal pareggio di Conversi, una Promosport che ha ritrovato anche Caturano, ha ritrovato Fabio, quindi una squadra ben messa rispetto ad altre partite precedenti e che ha dato filo da torcere alla neocapolista. Poi, come dicevamo, il gol di Rizzo ha messo un po' le cose a posto per la squadra di casa e c'è stata anche la bravura del portiere Vulcano che nel recupero è riuscito davvero a parare un tiro bellissimo su calcio di punizione della Promosport, mantenendo così il 2-1 finale. E mentre scorreranno le immagini anche di San Marco Acri, 30 secondi per un magico Fausto Varano che dice tutto in così breve tempo. Beh, c'è poco da dire, l'abbiamo già detto, io credo che ci ripeteremo da qui fino alla fine del campionato, questo terzetto proseguirà così è attaccato, anche se il Belvedere si è dovuto fermare per la pioggia, però certamente
sarà una lotta a tre, come lo era l'anno scorso, d'altra parte l'abbiamo ripetuto più volte, tra Vigor, San Biase e Morrone, e quest'anno questo terzetto lotterà fino alla fine per cercare di recuperare. Ci dispiace ancora una volta per il Cutro, abbiamo già detto la settimana scorsa dell'esonero di Pino Sessito, e quindi però non è bastato cambiare l'allenatore, è stata un'altra sconfitta contro la Juvenile di Roseto Capospulico, 2-1. E quindi questo, quindi pioveva effettivamente, non si poteva giocare. A questo punto io andrei nel girone B della promozione, non prima però di aver ricordato Luca Iofalo, dirigente dello Sporting Catanzaro Lido, che purtroppo giovanissimo è venuto a mancare, quindi noi non possiamo far altro che rimanere senza parole, come si rimane di fronte a eventi di tale tipo, ed essere vicini alla famiglia, alla squadra e a tutti gli amici. Ci associamo tutti. Però ovviamente the show must go on, e quindi andiamo a vedere risultati e classifica e la promozione girone B. Eccoli che arrivano. E anche qui abbiamo la doppia voce. Ionica Mammola, Africo 3-2, Monasterace San Giorgio 1-2, Sporting Catanzaro Lido, Brancaleone 0-2, Villese Rombiolese 3-2, Melicucco Stilese 0-0, Filogaso Bagnarese non disputata per il maltempo ovviamente, Gioiosa Ionica Comprensorio Archi 3-0, Ravagnese Gioiese 2-1. Andiamo a sviscerare la classifica: Stilese 31, Gioiosa Ionica 27, Ionica 24, Brancaleone 22, Filogaso 21, Ravagnese 19, Bagnarese 17, Melicucco 16, Sporting Catanzaro Lido 11, San Giorgio 10, a 9 punti Archi e Villese, Rombiolese 8, Africo 7, Monasterace e Gioiese chiudono con 4. E noi abbiamo due servizi, quello relativo a Sporting Catanzaro Lido Brancaleone e quello Melicucco Stilese, e ce li andiamo subito a vedere. Effettivamente è la seconda sconfitta consecutiva in casa, anche oggi abbiamo giocato contro una grande squadra, una squadra sicuramente con obiettivi diversi rispetto ai nostri. Tutto sommato ho visto, diciamo, una, per quanto riguarda la nostra squadra è stata una buona partita, siamo fiduciosi comunque che col tempo riusciremo a risollevarci. Effettivamente il Brancaleone, diciamo, ha avuto la fortuna di andare in gol su un calcio piazzato, e poi nel secondo tempo sul tiro della domenica, insomma un tiro della tre quarti che si infila sotto l'incrocio dei pali e va in porta. Quindi tutto sommato potevamo comunque forse fare meglio, insomma abbiamo avuto un'occasione d'oro capitata sui piedi del nostro bomber, che comunque non è riuscito questa volta a finalizzare come avrebbe dovuto, però la squadra ha risposto bene, eravamo orfani comunque di un Costantino squalificato, e sappiamo tutti il valore che ha il ragazzo, diciamo, quando è in campo. Domenica avremo una partita importante, una gara in quel di Africo dove sarà uno scontro diretto, e cercheremo di fare bene per risalire al più presto e dare continuità a tutti i nostri risultati. Sì, salve a tutti. Innanzitutto lo sapevamo di questa stagione che poteva essere insidiosa. Voglio ricordare a tutti che siamo stati ripescati l'ultimo giorno possibile, e quindi la società non si è attrezzata comunque come voleva per poter affrontare quindi serenamente un campionato di promozione. Stiamo andando comunque un po' oltre le aspettative, perché comunque sia abbiamo 11 punti, le squadre sotto comunque stanno continuando a fare punti, però penso che la società non si farà trovare impreparata a dicembre per poter comunque poi trovare una salvezza, che è comunque l'obiettivo nostro. Siamo con Salvatore Piccolo, portierone del Melicucco. Oggi pareggio giusto? Secondo me sì, intanto buonasera a tutti. Visto l'andamento della partita, secondo me è giusto il pareggio, perché noi potevamo fare il gol, lo potevano fare pure loro, però alla fine
giusto il pareggio contro, permettimi, una signora squadra. Sì, possiamo dire che sì, la capolista si ferma a Melicucco. Si ferma a Melicucco dopo 10 vittorie consecutive, un attacco diciamo di un'altra categoria. Sono una macchina di gol, però noi oggi siamo riusciti a fermarle. Per noi essere una matricola è una soddisfazione enorme. Ben trovato a mister Maio, allenatore del Melicucco. Buonasera. Ciao Maurizio. Allora Maurizio, dicevamo con Salvatore Piccolo che il Melicucco ferma la capolista. Diciamo di sì, è un buon punto per noi contro sicuramente una grande squadra. Abbiamo fatto una bella partita, grazie ai ragazzi perché sono stati secondo me fantastici. Abbiamo preparato bene la partita tutta la settimana e penso che per noi sia un punto super meritato. Abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni, ripeto, giocando contro secondo me è una delle squadre più forti di questo campionato. Siamo con Alessandro Caridi, tecnico della Stilese. Alessandro, oggi due punti persi, un punto guadagnato fuori casa, come l'hai vista tu questa partita? No, secondo me sono due punti persi perché comunque le occasioni nitide le abbiamo avute noi, soprattutto nel primo tempo, una volta con Martinez ha aperto col portiere e un altro dove l'ha mancato per poco. Però ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, va bene così. Alla fine è un undicesimo risultato utile, quindi andiamo avanti per la nostra strada, non è successo niente. Merito a Melicucco che è riuscito a contrastare comunque i nostri attacchi. È un po' più di cattiveria nella parte della Stilese, forse si poteva anche vincere. Ed eccoci qua, anche gli ultras del Borgia si stringono al dolore che ha colpito la famiglia Iofalo e quindi noi li ringraziamo per partecipare in questa maniera alla trasmissione, come sempre fanno gli ultras del Borgia. Immagini Filocalzo Bagnarese, quella era di Sant'Agata. E ora, se la regia è pronta, dovremmo avere il collegamento con Mimmo Tuscano che nei suoi 3 minuti di solito riesce a fare un compendio di tutto quello che succede per la promozione Girone B. Presidente La Piana, un pensierino alla promozione, però intanto lo si fa, anche se l'anno scorso... Questo era il suo girone dell'anno scorso. Sì, questo era il nostro girone dell'anno scorso. E per l'anno prossimo? La squadra diciamo che è stata fatta competitiva. Il campo dirà, abbiamo iniziato molto bene, dopo abbiamo avuto tre intoppi molto pesanti, ma ci riprenderemo perché le qualità ci sono. Ma il presidente La Piana è uno che ne capisce, ne mastica di calcio e quindi secondo me dentro di sé sa dove può arrivare questo Borgia e sono belle posizioni secondo me. Ma noi cerchiamo di fare sempre del nostro meglio, ripeto, Borgia non è solo prima categoria ma è femminile, saluto la nostra coordinatrice Achetti Sinatora, che a Davide, il nostro grande vicepresidente, anzi io lo chiamo co-presidente, il mio grande amicone l'avvocato Vetrano, che è con me in società, ma diciamo che si potrebbe pensare sempre in grande, ma se non hai uno stadio a Borgia che può ospitare una promozione un po' sei limitato, perché l'anno scorso ci ha pure penalizzato questa cosa, giocare sempre fuori casa, perché noi giocavamo sempre fuori casa. Purtroppo l'amministrazione ha le mani legate per fare questo benedetto stadio, ma si spera. L'importante è andare anche qui step by step. Vediamo se la regia ha contattato Mimmo Tuscano. Eccolo qui, buonasera Mimmo, via Skype. Ormai non dico più che sei bellissimo perché è un dato di fatto assodato. Mimmo, sono geloso, a te da 3 minuti, a me ne ha dato 30 secondi. Com'è sta storia? È perché Mimmo Tuscano è Mimmo Tuscano. Vai con la promozione Girone B. Grazie Fausto, è la distanza. Hai ragione.
Allora, no, come avete letto prima i risultati e anche la classifica, è stata una domenica particolarmente interessante perché un fine settimana, visto anche gli anticipi del sabato, perché comunque non ci si attendeva questo mezzo passo falso della Stilese a Melikuk, anche se lo abbiamo detto nelle scorse settimane, Melikuk è una squadra in netta ripresa e fare punti in casa del Melikuk sarà difficile da qui in avanti. È importante il pareggio non perché la Stilese non riesca ad eguagliare il record di vittorie consecutive 11 del San Luca dell'anno scorso, perché rimane sempre una squadra da battere, ma è importante per il prossimo turno, per la 12ª giornata, dove ci sarà la ghiottissima occasione, anche se fuori casa, per il Gioiosa, vincente sull'Archi, di arrivare ad un punto, perché adesso la Stilese ne ha 31, il Gioiosa ne ha 27 e ci sarà Stilese e Gioiosa. Il Gioiosa, riuscendo a fare il colpo gobbo in casa della Stilese, potrebbe portarsi a 30 punti e quindi riaprire un campionato che sembrava, tra virgolette, chiuso. Onore al merito alla squadra di Logozzo che si sta dimostrando, il Gioiosa Ionica, una squadra molto solida, è la migliore difesa del campionato, 3 soli gol subiti in 11 giornate, è un dato importante perché questo la dice lunga sulla solidità e sull'organizzazione di gioco della squadra di Logozzo, che è un avversario che la Stilese dovrà affrontare con grande attenzione. Il Brancaleone che voi avete seguito, avete fatto anche il servizio, è un'altalena, un po' su, un po' giù. Risultati pessimi in casa, addirittura 2 punti in meno rispetto all'anno scorso, rispetto alle 11 giornate. Però degli exploit esterni che sono veramente interessanti. Forse ancora Mister Criaco deve trovare la quadra non tanto come gioco, ma come condizione dei suoi, perché altrimenti certi risultati non si spiegherebbero. Per il resto, cosa dire? Ravagnese, squadra in nettissima ripresa, lo abbiamo detto e lo confermiamo: è una bella squadra quella di Mister Aquilino, quindi è una squadra veramente da tenere d'occhio. La Villese si sta riprendendo con danno nel baratro, praticamente Monasterace Gioiese, anche se ancora il campionato è lungo. Il San Giorgio, appunto, riesce a fare punti anche a Monasterace, e quindi è un campionato in divenire. Il Filogaso è stato fermato dal maltempo, altrimenti sarebbe stata un'altra gara. Quindi il Filogaso si trova adesso quinto, però una partita da recuperare. Il prossimo big match insieme a Stilese e Gioiosa sarà, guarda caso, Brancaleone-Filogaso, che è una partita importante. È una partita importante perché a questo punto la squadra di Mister Criaco Alberto deve dimostrare di fare punti anche in casa, e questo potrebbe veramente, in caso di un bel colpo esterno, non me ne vogliano gli amici della Stilese. Un bel colpo esterno del Gioiosa potrebbe veramente riaprire un campionato e renderlo interessante. Perfetto, sembra un collegamento da Lugano per la precisione svizzera che hai avuto. Noi ti ringraziamo, Mimmo, e ci diamo appuntamento a domenica prossima E perché qualche volta, torniamo. Mimmo, ti vogliamo negli studi, eh? Ti aspettiamo qui a Prometto, Soverato Rubra. quest'anno farò una capatina, promesso. Grazie, Mimmo. Grazie a Mimmo Okay. Toscano. Ciao, buonasera. Grazie a voi, buona serata, grazie. E quindi ora possiamo correre verso la prima categoria, cominciando come al solito dal girone A. Prima categoria, girone A, classifica e risultato, risultati e classifiche. Cominciamo dai risultati, Giorgio, così siamo ordinati. Bisignano Stelle Azzurre 2-2, Aprigliano Sillanum non disputata, Denis Bergamini Rossoblu Riviera dei Cedri 2-0, Luzzese Bruzium non disputata, Mirto Crosie Villaggio Europa sospesa, non so con precisione il minuto e il punteggio, mi pare che fosse sull'1-0, Neo Academy Geppino Netti 5-2, Real Montalto Fuscaldo 4-0. E il Cerzeto ha riposato. Classifica: New Academy 20, Villaggio Europa 19, Sillanum 16, Real Montalto 14, Luzzese Riviera dei Cedri 13, Stelle Azzurre 11, Rossoblu 10, Bisignano Mirto Crosia 9, Bruzium Cosenza 8, Geppino Netti Aprigliano 7, Fuscaldo 4, Cerzeto 2. Fausto, una classifica come piace a te, con tanti asterischi. Sì, stavo dicendo bene, è stata sospesa al 29esimo del primo tempo con il risultato di 1-0 a favore del Villaggio Europa, quindi era 0-1. Sì,
niente, ovviamente qui con tutti questi asterischi, con il fatto che parecchie squadre devono riposare, è una classifica certamente non completa. Difatti vedi, la New Academy è prima di un punto, però il Villaggio Europa deve recuperare la partita, il Cellanomo la stessa cosa, e quindi succede che probabilmente con un risultato, una domenica, specie per quello che abbiamo detto per altri campionati, con la vittoria che vale 3 punti, è facile rivoluzionare. E il fatto che ci sia una partita in meno è sintomatico, che significa addirittura nel girone D, sapete, ce ne sono 2 in meno, perché quello è il girone di 14. Girone B della prima categoria, andiamo a vedere cosa è successo. Borgia Cerva 4-1, Caraffa Rocca di Neto 2-1, Chiaravalle Santa Severina 0-0, Ciro Marina Girifalco 2-1, Maggisano Atletico Maida 0-5, Real Fondo Gesù Nuova Valle 5-0, San Mauro Marchesato Scandale 1-3, riposava il Cellie Marina. Classifica: Scandale 21, Caraffa 19, a 14, Atletico Maida e Real Fondo Gesù, Rocca di Neto, Santa Severina e Borgia 13 punti, San Mauro Marchesato e Ciro Marina 12, Cerva 9, Chiaravalle, Nuova Valle 8, Sellia Marina e Maggisano 7, Girifalco 4, e qui ci andiamo a vedere San Mauro Marchesato Scandale, che è finita 3-1 per gli ospiti. Prego regia. Prosegue la marcia in vetta alla classifica del girone B di prima categoria dello Scandale, che andando a vincere a San Mauro Marchesato con il secco risultato di 3-1 mantiene appunto la testa della classifica e tiene a distanza di 2 punti il Caraffa, vittorioso in casa nella partita contro il Rocca di Neto. Una partita che lo Scandale ha fatto subito sua dall'inizio, riuscendo a segnare con Martino, Carvelli e Aracri, rendendo vano il rigore di Palermo per quanto riguarda la squadra di casa. Vittoria quindi, dicevamo, importante, che fa seguito a tutti i risultati fatti finora dallo Scandale, che è una delle due squadre, insieme appunto al Caraffa, non sconfitte ancora in questo campionato, 6 vittorie e 3 pareggi, quindi la dicono abbastanza lunga su quelle che possono essere le intenzioni della squadra crotonese di giocarsi questo campionato. Qui per sapere com'è questo girone partiamo da Rocco Mondillo. Che girone è questo dove milita anche il Borgia? Ma è un girone tosto, stiamo incontrando belle squadre, bei giocatori. E qua bisogna studiarla domenica dopo domenica, e bisogna studiare la partita, mettere i calciatori in campo per bene. Perché è un girone abbastanza tosto, sì. E infatti Fausto lo sta studiando con attenzione. Cosa ci dici, Fausto? Mentre vediamo le immagini, e ringraziamo Lucio Informatica che mi ha dato questo meraviglioso tablet. Sì, ringraziamo Antonio Sestito di Lucio Informatica, che è un nostro sponsor e che ci dà l'opportunità di farti vedere un pochettino più grande i risultati, se no li vedevi nel telefonino piccolo. Ecco, grazie Antonio. Sì, è un campionato interessante, molto interessante. Loro sono partiti bene, addirittura loro a Scandale per esempio hanno pareggiato 3-3, stavano prima vincendo, poi stavano perdendo, poi hanno recuperato alla fine. Quindi voglio dire, sugli scontri diretti, secondo me quello che manca al Borgia è la partita casalinga col Santa Severina, che hanno preso 2 gol, diciamo, subito, poi non sono riusciti a recuperarla, c'erano le possibilità, ma quello secondo me manca qualche punticino al Borgia proprio per quella partita lì. E io non ne ho visto le altre 2 partite che avete perso fuori casa, un po' malamente, però credo che, e poi oltretutto ricordiamolo, il Borgia si porta dietro il fardello del -3 in classifica dovuto alla penalizzazione, che poi io non ho capito come penalizzazione, Presidente, accettiamo tutto quello che dice la giustizia sportiva, però insomma, se c'è stato un errore di un tesserato, ci riportiamo brutte tegole dell'anno scorso. Eh sì, vi portate la brutta tegola della responsabilità oggettiva in questo caso, perché ma non solo questo, ci sono molte multe.
per quanto riguarda l'anno scorso. Ecco, a proposito, questo fatto qua, questo nervosismo. No, voi non sapete l'ultima multa che ci hanno fatto. E quindi è uno scoop. 3.000 euro. Per? Per l'ultima partita di campionato Borgia Rombiolese. Dell'anno scorso? Sì, sì, sì. Quando un nostro giocatore... non si capisce se ha toccato l'arbitro o no, neanche l'ha toccato, ci hanno fatto 3.000 euro di multa. E comunque sì, un po' di nervosismo io l'ho sempre notato, devo dire la verità, di questo mi sono sempre lamentato anche quando con la prima categoria, io anche con l'anno scorso con la promozione seguivo per il giornale. Se si ricorda bene con la Rombiolese, diciamo che c'è stato uno scatto di... ma non c'è stato il contatto, non c'è stato il contatto proprio vero, e l'arbitro... Però, Presidente, adesso abbiamo preso questo discorso, a me non piace tanto perché non vorrei essere cattivello in questo senso, però se un giocatore evita di parlare troppo... O anzi fa in maniera da non parlare troppo, probabilmente le ammonizioni, le squalifiche, le multe riducono. È un nostro difetto, perché l'arbitro in quelle concitazioni del coso, io ho visto per esempio la partita, ripeto, con la Santa Severina, è stato espulso il vostro portiere che obiettivamente non aveva fatto niente, in quel caso era andato soltanto ad evidenziarsi, ad evitare sul calcio d'angolo a battere l'arbitro. Però in quel momento, essendoci un po' di concitazione, essendoci anche il fatto che c'era contestazione, l'arbitro ha pensato chissà che cosa, è uscito dalla porta, è venuto qui e lo ha espulso. È sbagliato, però voglio dire, bisognerebbe saper controllare i propri istinti. Comunque, torniamo al campionato, Presidente. E allora, voi siete in zona playoff, ci siete? Sì, siamo... Ieri una bella vittoria. Sì, una bella vittoria voluta, cercata... contro una squadra che è ben messa in campo, una bella squadra che veramente, cioè ho visto un buon Cerva. Eh sì, è stata la squadra che nel recupero ha recuperato anche i 3 punti con l'Atletico Maeda, quindi si trovava a 9 punti, una buona squadra. E cosa mi dice? So che è un tasto dolente che tocco. Anche per la vicinanza, questo Girifalco ultimo in classifica, come mai questa? Mi dispiace molto. Sì. Francamente mi dispiace molto perché conosco la maggior parte dei ragazzi, conosco la dirigenza, dispiace perché per tanti motivi, dai. Il Chiaravalle invece si barcamena, come suol dirsi, ogni anno fa questo tipo di campionato. Ieri per esempio ha fermato la Santa Severina, che voi invece con cui voi avete perso. Quindi un punticino alla volta può tirarsi di nuovo fuori dalle secche della zona bassa della classifica? Ma diciamo che il Chiaravalle è molto esperto su queste partite. Dopo c'è il capitano Iozzo, che saluto, un bravo ragazzo. E sono sempre campionati molto difficili. Presidente, una domanda a bruciapelo: chi lo vince? Chi ammazza il campionato? Chi lo vince è chi ha più nervi saldi, chi ha più, più pazienza. A proposito, voi giocherete mercoledì, se non mi sbaglio, giocherete la partita di Coppa Calabria a Caraffa, poi riposate e poi riandate a giocare di nuovo in campionato, se non mi sbaglio. Caraffa, sempre a Caraffa, e dopo andiamo, e dopo vengono in Coppa... E dopo vengono di nuovo al ritorno. Sì, Quindi fate un pranzo collettivo con il Caraffa questa volta. No, ma col Caraffa diciamo che stimo tanto il capitano, Sulla, saluto... Mister Mirarchi, che ci conosciamo da una vita e ci stimiamo tutte e due, e mercoledì vince o pareggia. Vabbè, questa è una partita che si gioca sull'andata e ritorno. Sì, sull'andata e ritorno, l'importante è che vinca lo sport. Quest'anno avete molti derby da quella parte con questo calendario, no? Sì, sì, sì.
c'è il Valle Fiorita che abbiamo vinto. Fiorita, Chiaravalle, Caraffa, Maida, sì, sì, sì. Girifalco. Sì. Però consentite, Rocco Mondilla, volevo sapere, perché a lui chiedo le indiscrezioni, chi è il giocatore preferito del presidente La Piana? Perché sa che ogni presidente ha un suo pupillo. Due, te ne dico io dopo, se te ne dice lui te ne dico io. O te, va. Ma il presidente apprezza tutti, innanzitutto, apprezza tutti i giocatori del Borgia. È ovvio che abbiamo i due borgesi, insomma, ecco, sono, e poi facciamo i nomi così lo diciamo, li salutiamo, le due P, il nostro bomber Velio Passafaro e Saverio Pilò, insomma. Vediamo se Fausto diceva la stessa cosa. Io ci aggiungerei anche il capitano Antonio Scarfone. Il capitano Antonio Scarfone. E nonno Bordino. Esatto, nonno Bordino. Daniele, senza nulla togliere ovviamente tutti gli altri. A tutti. Però questi sono gli uomini a cui mette sempre il veto per il trasferimento. Vi posso dire una chicca? Io lo conosco da tanti anni ormai e lui a me le cose le dice. Io faccio un po' la spia. Quante volte, tutti gli anni arrivano un sacco di richieste per Velio, per Passafaro ovviamente, per Pilò e per qualche altro. Lui mette il veto totale. No, da qui, no. Da qui no. Allora non si muovono perché sanno l'affetto che hai tu per Borgia. Altrimenti non lo metterei mai il veto. Perché se loro sono liberi di andare dove vogliono. Ma tu sai che loro dicono di no poi, per questo. C'è un metti rapporto, il veto. C'è un rapporto. Ma diciamo che Passafaro, per dire la verità, merita altro. Sì, meriterebbe davvero tanto altro. Sì. Però già, appunto, giocare nel Borgia, nella squadra del proprio paese, è una cosa importante. Fausto, abbiamo detto tutto sulla prima C? Sì, credo di sì. E poi allora, magari... Anzi, prima B, perché voglio andare in prima C. Andiamo a vedere cosa è successo. Andiamo a vedere la prima C, sì. E allora, Nicota era Rabbadolato 2-1, Bivongi Pazzano, Nuova Calimera 1-1, Campora, Nuova Guardavalle non disputata, Città di Lamezia, Parghelia 0-2, Filadelfia, Caolonia 1-3, Real Pizzo, Real Mileto 2-2, San Calogero, Nuova, non disputata, chiedo scusa, con il Capo Vaticano. Vigor 1919, riposa, andiamo a vedere la classifica, che ci arriva subito, sono 9 giornate, San Calogero 20, Parghelia 19, Campora 17, Capo Vaticano e Vigor 15, Nicotera, Nuova Calimera 13, Caolonia e Real Pizzo, quante coppie, a 11, Filadelfia 8, Bivongi 7, Città di Lamezia 6, Guardavalle e Badolato 4, Real Mileto 0. Fausto, ti chiedo uno sforzo di sintesi. No, una sintesi, io dobbiamo dire una cosa, che a Campora e a Capo Vaticano devono andare due asterischi perché loro hanno in sospesa ancora la partita di domenica scorsa, quando ci fu quel ricorso da parte del Capo Vaticano che sosteneva che l'arbitro aveva chiuso la partita anticipatamente, quindi era 0-1 per il Campora, e quindi c'è questo preannuncio di reclamo, ancora non è stato omologato il risultato. Niente, c'è da dire che questo è un campionato anche qui abbastanza, ecco, grazie regia, bravissima la nostra regia che ha subito. Sassai Apello, Antonluca Franco, il signor siciliano, che sono brevissimi. Esatto, Presidente, è molto interessante. Anche qui c'è quel Vigor che potrebbe diventare un po' pericolosa, però io credo che le prime quattro sicuramente giocheranno per la vittoria finale. Pure la Vigor. Però quest'anno mi fa piacere vedere il San Calogero di nuovo tornato nelle zone alte della classifica. San Calogero si era un po' perso l'anno scorso. Sì, lo merita senz'altro, perché ha una bella squadra, una bella tifoseria, una buona dirigenza. E poi ha una grande tradizione. Certo. Andiamo ora a vedere la prima categoria, girone D, il girone del Regino, e vediamo anche qui risultati e classifica. Che toccherebbe a Fausto? Bianco San Roberto 2-0, Palizzi San Gaetano 1-2, San Michele Bovese 2-0, Lazzaro Borgo Grecanico 1-3, Deliese Scillese 1-0, Propellaro 5 Frondese 1-2, Rosarno Fortitudo Reggio 1-0. Classifica dopo 9 giornate: Borgo Grecanico 22, San Michele 20, 5 Frondese 17, Rosarno, Bianco e Deliese 16, San Gaetano 14, Bovese 12, Propellaro e Lazzaro 11, San Roberto 9, Fortitudo Reggio 7, Palizzi 2, Scillese 0. Ho perso il conto del numero dei servizi, però ho qui segnato che Lazzaro e Borgo Grecanico, abbiamo le immagini, servizio, e lanciamo la regia che stavolta è veramente scatenata. Siamo negli spogliatoi del Pepe Nucera di Lazzaro, agro del comune di Motta San Giovanni, in compagnia di Nino Nucera,
campione degli anni passati, è difficile assistere a una partita con tante occasioni da gol per il Lazzaro, eppure ne abbiamo viste di partite. Guarda, intanto devo fare i complimenti alla Melitese perché ha vinto e ha meritato di vincere, perché 3-1 è un punteggio chiaro, una grande squadra, veramente mi sono piaciuti, finora è la squadra più forte che io abbia visto e quindi complimenti alla Melitese per quello che ha fatto, ha giocato veramente veramente bene. E poi cosa devo dire del Lazzaro? Devo fare solo i complimenti a questi ragazzi che hanno dato tutto, hanno veramente in 10, perché abbiamo fatto una partita in 10 e credo che l'espulsione non sia stata assolutamente fatta in modo ponderato, perché quella non è assolutamente un'espulsione da fare. Comunque al netto di questo devo fare complimenti perché hanno dato tutto, avevamo delle abbiamo creato un sacco di occasioni e quindi veramente complimenti alla squadra perché ha dato tutto quello che doveva dare, quindi non c'è nulla da dire, c'è da fare solo i complimenti alle due squadre perché abbiamo visto veramente una gran bella partita con tantissime azioni da una parte e dell'altra, una partita correttissima e per questo voglio aprire una parentesi per il gesto di grande sportività che ha fatto la squadra avversaria, perché io in 40 anni di calcio non ho mai visto una cosa del genere e quindi merito a tutti i ragazzi, a tutti e 22, merito ai ragazzi di Melito che hanno fatto un gesto veramente molto lodevole. Che si vede solo nella Premier League, mister Ciccio Enrico, goleador degli anni passati, oggi grande mister sulle varie panchine del Reggino. È un po' deluso del risultato, ma certamente non della partita, perché è difficile, veramente ci voleva il pallottoliere, vedere una partita con tantissime occasioni da rete. Si vede che il modulo tattico di mister Ciccio Enrico stia dando grandi frutti. Sì, dici giusto, noi abbiamo dato il massimo veramente, i ragazzi non gli posso rimproverare né niente, solamente che purtroppo sotto porta non siamo molto cattivi sotto porta, una gran bella partita contro una gran bella squadra, il posto che occupa è meritatamente conquistato, non c'è poco da dire, però noi l'abbiamo avuto subito l'approccio giusto, recriminare non lo so quanto vale giustamente, perché ogni squadra quando perde ha qualcosa da recriminare, ma io devo dire bravi i miei ragazzi che hanno, nonostante 75 minuti in 10 uomini per tutta la partita contro un Borgo Organico così, non era facile. Tante critiche ingiuste e ingiustificate dopo il pareggio di Bianco e oggi allo stadio comunale di Lazzaro, intitolato a Pepe Nucera, ha tirato fuori i denti e le unghie e si è visto veramente un grandissimo Borgo Grecanico che ha giocato al tirassegno, ci voleva veramente il pallottoliere per fare la conta delle numerose occasioni purtroppo fallite in maniera clamorosa. Mister Antonio Cormaci. Mi fa piacere che ha visto le nostre occasioni da gol, che oggi sono state tante, ma voi per il terreno di gioco, voi per errori nostri, per errori del singolo e via dicendo, non abbiamo chiuso la partita, abbiamo rischiato anche il pareggio. È pur vero che loro hanno segnato su un gol che noi abbiamo fatto in modo regolare, anche perché complice il vento gli attaccanti non hanno sentito non se ne sono accorti che un loro giocatore a centrocampo è rimasto a terra. Il nostro gol era regolare perché il difensore ha continuato l'azione, il portiere pure, però per evitare tante polemiche abbiamo deciso di far segnare il Lazzaro. E ora capisco perché il presidente della Piana, per conoscenze calcistiche, è forse uno dei pochi in grado di tenere testa a Fausto Varano. Durante i servizi dialogano e approfondiscono, noi però siamo di corsa e quindi ci tuffiamo nella seconda categoria andando a vedere i gironi che di solito seguiamo. Prego regia. Girone B di seconda categoria. Comunicando calcio Malvito 3-0, Fagnano Virtus Diabanta, Falconare Rogliano, Parenti Oreste Angotti e Verbicaro di Pignano non sono state disputate. L'altra partita US Marano Eugenio Coscarello 4-2. Quindi hanno giocato solo due partite. E la classifica
Ecco che ve la presentiamo molto subito. Condizionata, ovviamente. Marano 12, Angotti 10, a 9 punti Rogliano, Verbicaro comunicando, Fagnano e Coscarello 6, Diamante 4, a 3 punti Falconare e Malvito, Di Pignano e Parenti 1. E anche qui abbiamo un servizio, US Marano Coscarello 4-2, e noi ci lanciamo a vedere anche i servizi a seconda categoria. In una giornata condizionata dai tanti rinvii nel girone B di seconda categoria, l'Unione Sportiva Marano riesce ad avere la meglio sulla Eugenio Coscarello e rimanere in testa alla classifica, approfittando anche ovviamente della sosta delle altre squadre, tra cui l'Oreste Angotti, che è stata fermata diciamo nell'incontro contro il Parenti, e dell'Atletico Rogliano, che doveva giocare la partita con i Falchi Rossi di Falconara. Quindi solo due partite giocate in questo girone, il 4-2 della Unione Sportiva Marano e il 3-0 del Comunicando contro il Calcio Malvito. Quindi sicuramente una classifica che ancora non è ben delineata, però consente appunto alla squadra di casa, con la vittoria ottenuta grazie alle reti, alla doppietta di Bruno, di Verta, di Carbone, contro i gol di Greco, De Cicco, dell'Eugenio Coscarello, dicevamo, consente alla Unione Sportiva Marano di poter guardare per una settimana dall'alto della classifica il resto della compagnia. Avete visto la voce dell'infaticabile Fausto Varano, che commenta tutte le partite, è stato ovunque in questo fine settimana. È un grande conoscitore del calcio calabrese. Riesce a parlare di tutto. Abbiamo corretto, perché c'erano un paio di asterischi da mettere, Fausto? Sì, ci sono alcune, ecco, adesso mi pare che siano corrette, perché effettivamente anche l'altra settimana c'erano state delle partite non giocate e questa settimana, ripeto, è un girone condizionato da questi recuperi che dovranno farsi, l'Oreste Angotti per esempio e il Rogliano stesso, il Verbicaro comunicando, convincendo il loro recupero, potrebbero arrivare tutti in prima posizione, e quindi avremo addirittura ben 5 squadre a 12 punti. Seconda categoria, girone C, risultati e classifiche che ormai avete visto, la nostra regia aggiorna in tempo reale. Prego. Allora, Albi Gimigliano 4-2, Amarone Pio Donato Taverna 1-4, Atletico Belvedere sospesa, Casabona Sersalese non disputata, Real Montepavone Mesolaca 4-6, Sofome Gasperina 2-1. Prasar riposa, sì. La classifica vede Taverna 15, a 9 punti Casabona, Mesoraca, Sersalese e Sofome, Gimigliano 7, Prasar e Gasperina 5, Albi 4, Real Vaccarizio e Amaroni 3, Atletico Belvedere 1, non si schioda da almeno 3 il Real Montepaone, e noi grazie a Domenico Voci abbiamo i riflessi filmati anche di Sofome e Gasperina, finita 2-1 per i padroni di casa. Andiamoli a vedere. Siamo col mister del Sofome, la partita il Sofome ha vinto 2-1 sul Gasperina. Mister, come ha visto la sua squadra oggi? È stata una bella partita, molto combattuta, su un campo un po' pesante per la pioggia, è stata combattuta fino all'ultimo, infatti abbiamo vinto all'ultimo minuto con un rigore, grazie anche a un Gasperina molto organizzato in campo, molto preparato. Credo che spero di ritrovarci in alto, nell'alto della classifica insieme al Gasperina, perché è anche una squadra molto grande. Secondo voi il Gasperina è all'altezza del campionato? Sicuramente, no, sono le prime partite, ancora è presto dare un giudizio, ma credo, vedendo la partita di oggi, giudicando quello che ho visto oggi, sarà una delle avversarie più competitive. Siamo con il giocatore del Gasperina, Marco Chiarelli. Marco, questa sconfitta non ci voleva oggi, vero? No, non ci stava, anche se il primo tempo abbiamo giocato discretamente bene, anche se abbiamo subito il primo gol, siamo riusciti a pareggiare la partita, a riportare la partita in un buon risultato.
poi nel secondo tempo siamo entrati con quella poca cattiveria e infatti nei minuti finali la squadra avversaria è stata brava a mettere a segno il calcio di rigore. Gasperini, diciamo, è la seconda partita che perde fuori casa, non meritatamente, diciamo. No, questa partita meritava un finale diverso, secondo me, mentre l'altra a Casabona abbiamo meritato di perdere, secondo me. Fausto, un focus volante su Gasperina, Montepaone e Taverna? Sì, intanto diciamo che la partita Casabona, diciamo, Sersalese è stata sospesa, come dicevo prima leggendo i risultati, e i risultati appunto sull'1-0 per la squadra di casa, e quindi si ripartirà dal minuto in cui è stata sospesa e da questo risultato. Niente, niente da dire, che io speravo, pensavo, ovviamente non me ne vogliono gli avversari, che domenica il Montepaone potesse recuperare i 3 punti di penalizzazione, perché fino a un certo punto era in vantaggio sulla squadra del Mesoraca, però poi alla fine è uscito fuori quest'altro risultato pesante. Ma il fatto sta che il Montepaone almeno questa settimana aveva segnato ben 4 gol, però ne continua a prendere 6 alla volta, e quindi pensa che è la squadra che ha preso più gol di tutti i campionati, credo, a questo punto, perché ha 28 gol subiti in 5 partite. Non so come mai a Montepaone si debba assistere a questo sfacelo, non me ne vogliono gli amici. Dopo che è stata abbandonata la promozione lo scorso anno, si riparte dalla seconda categoria. È pur vero che il Montepaone punta tutto sul suo settore giovanile, la scuola calcio, con i suoi preparatori, la sua dirigenza, con Alfonso che è sempre un dirigente della squadra, però questo bisogna correre ai ripari, perché non depone bene vedere ogni domenica una squadra blasonata come il Montepaone prendere 6 gol alla volta ed essere ultima in classifica, addirittura a -3. Spiace, e speriamo che questo possa essere recuperato. Il Gasperina, sì, abbiamo sentito il servizio, seconda sconfitta consecutiva in trasferta, magari in casa fa qualche punto, però non dimentichiamo che il Gasperina è una neopromossa per la seconda categoria, al di là che poi dobbiamo pensare che al di là di tutto quello che hanno fatto le squadre precedentemente, pensiamo il Borgia è stato addirittura in eccellenza, se non vado errato. Non promozione. C'era l'eccellenza, non c'era. Era la promozione, quella che poteva, sì, essere l'eccellenza di adesso, però certamente non può cullarsi su quello che è stato. No, siamo stati pure in Serie In Serie D, allora, col Crotone, sì, quando ci vuole, ecco, sì, ricordo qualche. Però voglio dire, io al di là, ho portato Borgia come esempio per dire anche le altre società, non è che ci si può cullare di quello che è stato, bisogna realizzare, darsi la dimensione giusta, perché se non ci sono eventualmente sponsorizzazioni, se non c'è un discorso economico, è giusto che uno ridimensioni le sue aspettative, le sue diciamo prospettive, però non si può fare queste figure. Io spero che gli amici di Montepaone accolgano questo mio, diciamo, dolore. Li avremo ospite qui, io potremmo dire, secondo me, una scelta proprio sulla linea giovane che porta a queste situazioni, purtroppo, ma nel futuro può pagare. Sì. A questo punto, mentre Presidente Lapiano, è arrivato un messaggio per cui un tifoso dice: la squadra c'è, il mister anche, la vede molto serio. Ma lei è serio perché è qui in televisione, ma in realtà ci crede nel Borgia? No, lui è timido quando è qui da noi. Certo che ci credo. Io credo in tutti i ragazzi che abbiamo scelto con Davide e con mister Gemelli. Il grande riacquisto di Luigi Gemelli, che davvero Gemelli è stato voluto fortemente ed esclusivamente corteggiato. Quindi era in bilico con una squadra che non voglio neanche dire, perché ha perso un ottimo allenatore. E l'abbiamo, diciamolo, che nel settore giovanile del Catanzaro, diciamole tutte le cose, lo sappiamo che era lì. E allora, per rispondere al messaggio, un bel sorriso, eccolo qui, del presidente Lapiana, che ci crede nel Borgia, però in televisione il presidente è sempre il presidente. Diciamo che, allora, come ho detto prima, allora, per me un campionato
che alla lunga ci sono secondo me 5 squadre che possono essere. Vince chi ha più costanza e nervi saldi e chi ha la panchina più lunga. Bene, questa comunque è importante, Presidente, del... questo per quello che dicevamo prima con Emilio Lubis, è importante vincere il campionato quest'anno, perché fare i playoff sì. Si rischia davvero di non ottenere nulla, Ma diciamo perché che... con quello che succede in Serie sì. D quest'anno è davvero pericoloso. Ma infatti il Presidente è stato preciso nel dire vincere. Vincere. Vediamo... No, è una parola... È stata fatta, abbiamo dichiarato che Mirano vogliamo essere competitivi. Ci manca qualcosina. Seconda categoria, girone D, andiamo a vedere i risultati così. C'è il mercato di dicembre adesso. Ecco che arrivano i risultati della... Pianopoli a Cornia Spartans 3-2, Fulgor Zungri Sarresa non disputata, Orsigliati Platania 3-2, San Nicola da Crisi San Costantino non disputata, Santa Pietro Apostolo Biancoverdi 1-2, Sant'Onofrio Davoli 2-1, riposava il PSG Calabria. Classifica dopo 5 giornate, Cornia 12, Pianopoli e Sant'Onofrio 10, Platania 9, Orsigliati 7, Biancoverdi 6, PSG Calabria e Davoli 5, San Costantino, San Pietro Apostolo, Sarresa, San Nicola da Crisi 3, Fulgor Zungri 1. Qui Fausto ci interessa parlare rapidamente di Davoli e Sarresa. Sì, la Sarresa è stata fermata dal maltempo, il Davoli invece ha perso fuori casa, però ripeto, anche qui si parla di due squadre che venivano dalla terza categoria, ripeto, anche qui non bisogna stare a vedere il blasone, bisogna calarsi nel campionato. Il Davoli alla fin fine vince in casa e ha qualche difficoltà in trasferta, però potrebbe recuperare qualcosa. La Sarresa con la partita che deve recuperare. La domenica scorsa è stata pesante secondo me per la Sarresa, la sconfitta con gli Orsigliati e anche la vicenda della prima giornata con la sconfitta a tavolino di una partita che aveva vinto sul campo. Seconda girone E, sempre seconda categoria, così abbiamo visto proprio approfonditamente la seconda categoria. Prego Fausto. Santa Cristina Campese 1-0, Catona Calcio Audax Ravagnese 1-0, Nuovo Polistena Real Cittanove 4-1, RC Gallina 2-1 con lo Ierax, Varapodio Calcio Antonimina 1-2. Sport Palmi ha riposato, da quando ha detto che lo Ierax era prima classifica, le sta perdendo tutte. Santa Cristina 12, Nuova Polistena Reggio Gallina 8, Sport Palmi Antonimina 7, Ierax 6, Campese Catona 5, Real Cittanova Varapodio 4, Audax Ravagnese 3. A questo punto andiamo a fare un rapidissimo excursus sulla terza categoria. Che dovrebbe partire dal girone F, se ho annotato bene. E ed F perché sono i gironi del Catanzarese, abbiamo Club Gizzeria Scigliano 1-1, Audace Decollatura Nuovo Colosimo 2-1, Cleto Conflenti non disputata come Martirano Lombardo Compresorio Fronti, Serra Stretta Nuovo Aiello 1-3 e saluto il mio amico Paolo che purtroppo è stato mandato nel girone più in alto, riposava Mac 3. E qui alla seconda giornata è di facile lettura la classifica con la decollatura in testa e poi ben 5 squadre a 0 punti come potete vedere. Terza categoria, allora a questo punto sì che c'è il girone F perché dopo la E di solito viene la F. Sì, l'altro girone del Catanzarese, Amarcordo Pontegrande, Cropane 6-0, Belcasto, Soveria Simeri 3-2, Città di Tiriolo, Martelletto 0-1, Baida, Life, Simeri Cricchi non disputata, Polisportiva, Pararbitri non disputata per assenza della arbitro, riposava il Petronà. Ah, quindi l'arbitro è venuto... Non è andato, non era una buona giornata nemmeno, non credo che si sarebbe giocato con il tempo che c'era a Palermiti. Come e qui state vedendo che 3 squadre sono a 6 punti, 2 a 3, tutte le altre ancora a 0 punti con qualche asterisco. L'ultima classifica e gli ultimi risultati sono quelli della terza categoria girone H. Calcistica Spinella, San Giorgese 3-5, Nuovo Antonimenese Mamerto 0-1, CSPR, la squadra di Monasterace, Saline Ioniche 2-0, Rizziconi Teorinovese 2-1, Siderno 1911, Benestare 6-1. E andiamo a vedere, soprattutto a questo punto ci concentriamo su dove sia la nuova Antonimenese, che è la più difficile da pronunciare, credo che sia è a 3 punti, Antonimina. Mentre Siderno 1911 con Rizziconi guida la classifica. Siamo arrivati a questo punto quasi alla fine, però da Rocco Mondillo vorremmo sapere insomma cosa gravita intorno a questo Borgia, perché è vero che il Presidente è un po' il sole. Giorgio, da Rocco Mondillo ti dovresti far dire invece qual è il sentore che ha lui durante la partita, perché lui è vicinissimo ai tifosi.
È l'uomo più vicino ai tifosi ogni domenica. Doppia domanda. Perché fa la posizione in campo? Ma io sì, sono vicino ai tifosi, ma soprattutto mi piace essere vicino alla squadra, mi piace essere vicino alla società, al presidente. Io domenica dopo domenica rinasco, perché vede, il Borgia è una bella realtà, è una bella realtà. Sento la partita domenica dopo domenica e li carico, e io faccio come se fosse mia personale. Rifocoliamo un po' di cose, fatti dire di dove è Rocco Mondilla, Giorgio. Fatti dire di dove. Mi viene in mente una domanda: di dove è Rocco Mondilla? Il mio cognome proviene da Santa Caterina sullo Ionio, nativo di Staletti. Cresciuto a Girifalco, ecco. Tra l'altro ho militato anche 2 anni nel Girifalco, e è sposato a Borgia da 35 anni. E quindi cittadinanza ad onore. Sì, borgese. Non mi vengono in mente altre domande per Rocco Mondilla. L'ultima domanda al presidente La Piana la facciamo fare a Fausto, così siamo in chiusura e rispettiamo anche i tempi, sembrava impossibile. No, io la domanda mia è che hanno deciso di cambiare registro completamente da quest'anno. Dalla promozione dello scorso anno siamo tornati alla realtà del Santa Lucia. Non rifaccio la domanda sul campo perché tanto so che purtroppo non dipende da voi. C'è la speranza di veder tornare i tifosi al campo a Borgia? Diciamo che il nostro campo adesso è a 99 posti. Sì, ancora c'è la limitazione. Sì. Non è stata tolta? No. Non mi pare di vederlo nei comunicati. Sì, sì. C'è? Sì, sì. Se lo dice il presidente. E allora prego, quindi la speranza di arrivare di riavvicinare tutta la città, la cittadinanza, la partecipazione. Diciamo che stanno arrivando le prime partite. Quando si è andata a 1000 c'erano. Io non voglio contraddire il presidente perché non è mio costume, perché lui lo sa. Però nel referto della Federazione Italiana Gioco Calcio l'annotazione max 99 a Borgia non c'è più. Provate ad andare Presidente, in centro, vedete cosa succede. Perché dove c'è la mettono, a Caraffa la mettono per esempio, a Chiaravalle la mettono, a Borgia, Comunale Santa Lucia, Viale della Resistenza a Borgia, senza limitazione del numero dei posti. Noi abbiamo mandato... Non c'è, sul comunicato, sull'annuario della Federazione, ce l'abbiamo qui, proprio stampato nel momento in cui hanno fatto i calendari, la notazione dei 99 posti non ce l'hai più, Presidente. E l'annuario, fai entrare più gente. L'annuario che Fausto Varano è autografato dal Presidente. Puoi farne entrare più, se ne vengono. Ma non è, allora, la comunicazione la dobbiamo mandare noi in Lega. Di che cosa? Loro non ti danno la limitazione. Loro non ti danno. No, allora, la limitazione la diamo noi in Lega. Noi gli diciamo, noi non possiamo giocare per questi motivi. Quindi non l'avete comunicato? Sì, l'abbiamo comunicato, forse è saltata qualcosa. No, sì. Se lo dice il Presidente La Piana, io da questo io ne farei entrare di più. Sono dalla parte del Presidente, provate allora, con un centesimo. La questione di fare entrare più persone consiste che uno li può pure fare entrare, ma se succede qualcosa il Presidente va in galera. Certo, se c'è una ordinanza, certo. Oppure se vengono dei controlli ti fanno multe. Questa è la saggezza del Presidente. Benissimo, noi siamo arrivati quindi alla fine della trasmissione. Fausto, come ti sei trovato di lunedì invece che di domenica? Giorgio, ti posso dire la verità, stanco ero domenica, stanco sono lunedì. Con tutti questi servizi che mi fate fare mi stanco. Però io devo dire la verità, a me piace tornare di domenica, perché è più bello la domenica sera, freschi di risultati. E perché Giorgio non stava bene ieri sera e quindi abbiamo dovuto fare... Però abbiamo avvisato con grande anticipo. Lo sapevamo già dalla settimana scorsa che non stava bene lui. Anche perché chiamandoci domenica gol sarebbe un po' difficile trasferirci lunedì. Era un'organizzazione di palinsesto, lo diciamo tutto quanto. No, Giorgio, a me fa piacere, quando poi ci seguono gli amici, vengono a trovarci altri amici, noi domenica o di lunedì facciamo sempre una trasmissione serena e tranquilla, sempre con i nostri cari amici.
Perfetto, allora Fausto Varano ormai è un mito, noi però ringraziamo il Borgia, ringraziamo Rocco Mondillo, dirigente del Borgia, ringraziamo il presidente Lapiana che per l'affetto che nutriamo per lui gli lasciamo anche l'ultimo saluto ai telespettatori. Lo fa quello... per noi il saluto a Luigi Gemelli che mi ha pregato di salutarlo perché purtroppo stasera non poteva essere qui con noi. Quello... che lavora pure, collabora nella sua palestra con suo cognato, mi ha detto presidente non posso venire. Noi lo eccetera, salutiamo. Eccetera. Allora, guardando in telecamera, presidente, quello è il saluto che noi di solito diamo ai nostri telespettatori rimandandoli a domenica prossima. Questa volta lo fa e ne siamo contentissimi il presidente Lapiana. Allora, per primo ringrazio Fausto che mi ha voluto fortemente. Ho cercato di coinvolgere la femminile, ma per vari motivi non si sono potuti spostare, ma spero che alla prossima ci possano stare, possiamo essere qui presenti. Saluto a tutti quelli che ci vedono, quelli che mi stimano, quelli che non mi stimano neanche, e tutti. Sono io voglio bene a tutti, do rispetto a tutti e di conseguenza uno l'acquisisce. Benissimo, allora buona domenica da tutti noi. Forza Borgia. Grazie, buonasera. E lo sport. Salve. Adesso.